Lucio Iavarone, Coordinamento Comitati Fuochi Campania, ben trovato al telefono con fanpage.it. E allora, la mappatura disposta dal governo stabilisce che solo il 2% dei territori mappati è risultato contaminato. Se l'aspettava? Ce l'aspettavamo, non lo so se ce l'aspettavamo, sicuramente quello che diciamo noi vogliamo chiaramente essere rassicurati, speriamo di avere questo tipo di notizie, vogliamo però essere rassicurati sul fatto che i dati che sono stati messi insieme e che la metodologia utilizzata sia affidabile. Per ora non abbiamo dettagli di alcun tipo, l'unica cosa che sappiamo è che sono stati elaborati dei dati che erano già in possesso di una serie di enti, quindi dati risalenti a una decina d'anni fa o a 6-7 anni fa, per cui sono dati che erano chiusi nei cassetti di vari enti e che nessuno mai aveva messo insieme. E quindi era già importante che questo succedesse, che mettessero insieme dei dati per riuscire ad avere una situazione, che fosse, come dire, quanto più vicina possibile alla realtà. Sono però dei dati, ripeto, che risalgono, se vogliamo essere più, ottimisti possibili, a 6-7 anni fa. E questo adesso va poi calato con delle indagini che ci aspettiamo essere fatte sul campo oggi e quindi con rilievi della falda, con rilievi del terreno, anche in profondità, perché se noi sappiamo e abbiamo ormai saputo da note dichiarazioni di pentiti che i sversamenti sono stati effettuati anche a 27 metri di profondità, è chiaro che non abbiamo nessuna rassicurazione sul fatto che gli studi che sono stati analizzati adesso vadano ad analizzare questo tipo di fenomeno. Quindi non vi sentite Nemmeno rassicurati? per ammissione dello stesso Corpo Forestale dello Stato, nemmeno la fotogrammetria che è stata fatta dal Corpo Forestale dello Stato può essere attendibile da questo punto di vista da rilevare presenza di rifiuti a tale profondità. A questo punto soltanto eventualmente un'analisi di contaminazione della falda può dircelo, visto che a quelle profondità si è arrivati alla falda praticamente. E allora Quindi mi perdoni, diciamo. mi sembra di capire che non siete rassicurati. No, non siamo assolutamente rassicurati, no, non lo siamo, non lo saremo fino a che non avremo visto dei risultati tangibili in termini di inibizione alle coltivazioni, valorizzazione con un marchio di qualità dei prodotti che venga fuori da una certificazione reale e attuale di falda, di terreno e di prodotti agricoli. C'è ancora tanto, tanto lavoro da fare. Questo è un primo step, un primissimo step in cui sono stati messi insieme una serie di dati già in possesso e che avevamo chiesto di fare, perché con insistenza chiedevamo e dicevamo guardate ci sono tanti enti che i dati negli anni, una serie di verifiche l'hanno fatta e mettetevi insieme questi dati. Ebbene, almeno ci hanno ascoltato, l'hanno fatto. Però non è giusto che mediaticamente si esca con una notizia di questo genere che sembra avere lo scopo puramente di rassicurazione, cioè qui non bisogna assolutamente abbassare la guardia su questo fenomeno. Quindi lei in sostanza crede che il problema sia più grande di come è stato presentato? No, io spero con dati alla mano, con la certezza che si stia seguendo una metodologia affidabile, con tutta una serie di elementi di dettaglio che non ci sono stati dati, di essere rassicurato ancora di più. Al momento assolutamente no. Bene, grazie Lucio Iavarone. Grazie, grazie a voi.